Anche quest'anno, nella bellissima cornice dello stadio Fausto Cecconi di Monterotondo, si è svolto lo spettacolo di fine anno dei ragazzi del liceo linguistico Santa Maria, arti e spettacolo di Monterotondo. Sul palco si sono esibiti gli allievi di canto e di recitazione preparati dal professore di tecniche vocali e canto Daniele Sinasce e dall'attore e regista Marco Colibazzi. Mentre i ragazzi di regia, coadiuvati dal professore Alessandro Di Filippo, quest'anno hanno potuto lavorare con le telecamere con tecnologia 4K e con tecniche di ripresa come il Dolly e la Steadicam. Lo spettacolo è stato aperto dai talentuosi ex allievi Alex Polidori, prossimo a partecipare a Sanremo Giovani, e Matteo Lambertucci con il nuovo lavoro discografico, ed ha avuto momenti emozionanti attraverso l'interpretazione dei cantanti, scenograficamente impreziositi dai videoclip realizzati dalla regia, e tante risate grazie agli sketch particolarmente brillanti degli attori. Divertimento e musica sono stati gli ingredienti vincenti dello spettacolo, presentato da Marco Colibazzi e coadiuvato dalla giornalista inviata Rai, attrice e conduttrice Daniela Miniucchi. Immancabile sul finale la performance di Daniele Sinasce, interprete di rara sensibilità musicale. Daniele ha poi dato appuntamento sullo stesso palco il 6 di luglio con il suo nuovo concerto live, dove apriranno i migliori allievi cantanti e ripreso interamente dai ragazzi di regia. Quest'anno, grazie al nuovo spazio School Lab messo a disposizione dalla scuola, un vero e proprio studio televisivo, gli allievi di canto e recitazione hanno fatto diverse esperienze artistiche invitando il pubblico e proponendo temi teatrali alternativi e sperimentali. Mentre i ragazzi di regia hanno lavorato sul territorio seguendo concerti, spettacoli, manifestazioni come il Festival delle Cerase di Silvio Luttazzi, la più piccola rassegna sul cinema italiano, da 5 anni stabile a Monterotondo, con riprese ed interviste. Tra gli ospiti delle nostre telecamere, per citarne alcuni, gli attori Micaela Ramazzotti, Marco Giallini, il regista Gianni Amelio, l'attore e regista Giuliano Montaldo. Nel 1950 Liziani, al suo primo film, ha chiamato per fare l'attore in un film, Actu Manditi, suo esordio, mio naturalmente. E io, quando ero lì, vedevo le luci, la macchina presa, allora la debris enorme, il carrello, ero con la bocca aperta e un macchinista mi fa: a bontà, ti piace il cinema? Ah, è Gesù. E il cinema in crisi, sta in campana. Era il 1950, li abbiamo visti. Micaela Ramazzotti, assolutamente Micaela Ramazzotti affezionata a questo festival, tante volte sul palco premiata, a questo punto questa volta per La tenerezza come migliore attrice. Un film che parla d'amore, cosa ti ha lasciato? Questo film mi ha lasciato tante cose, tante cose. La cosa più bella è il mio regista, l'amore che il mio regista mi ha dato, quanto mi ha voluto bene, quanto mi ha saputa guardare e quanta attenzione c'è stata nei miei confronti. Abbiamo parlato della tenerezza, ma questi ragazzi che sono di là dalla telecamera sono degli studenti. Lei è stato anche professore del centro, insomma, sperimentale di cinematografia, ma la cosa più importante è un grande maestro. Il suo consiglio a questi ragazzi? Ma io dico che ho due professioni parallele, perché fare il regista non è la cosa che in qualche modo ti permetta di insegnare la regia se non si è in qualche modo portati anche all'insegnamento. E io credo che il dialogo che ho instaurato ormai da anni con gli allievi del centro sperimentale è un dialogo che in qualche modo risponde anche alle domande che io faccio a me stesso. Cioè, bisogna sempre essere al posto dell'allievo per capire le esigenze dell'allievo, no? Non mettersi sulla cattedra e pontificare, ma cercare sempre quali sono i bisogni comuni. Cioè, il bello è quando il docente, il cosiddetto docente, si mette nei panni dell'altro.
questo è fondamentale. Bene, la vostra scuola, dicevo, i ragazzi devono capire che l'unica cosa alla quale devono stare attenti è la memoria, capite? Perché qui i ragazzi studiano cinema, vogliono fare ballerini, vogliono fare grandi fratelli, grandi sì, grandi nonne, ma in realtà dovrebbero studiare chi era Comencini, Pietro Germi, questa gente qua, per capire questo paese che piano piano sta andando via. L'assessore Gigi Cavalli, nonché vice sindaco, prossimo Monnezzaro da Monterotondo. Ci conoscono molto bene. Questo, ecco, no, sì. No, veramente mi ha bruciato tre volte il quinto. Vabbè, allora se è un'intervista tipino seria, se dobbiamo stare a sentire che lui è stato bruciato tre volte, io non sono bruciato mai, perché ci sono proprio andato a scuola. No, non è vero. Grazie a tutti e viva l'Istituto Santa Maria. E come no, certo. L'Istituto Santa Maria che sta giù alla discesa, no? Ci ho fatto un paio di ripetizioni in italiano. Sì, ricordo, infatti ero stato bocciato. No, scherzo, sono stato sempre promosso. Il festival ha creato una bella relazione anche per questo. Non è una cosa che avviene e poi torna via da dove è venuto, ma si è radicato nella città e ha trovato nella città quelle passioni e quelle competenze come quelle dei ragazzi dell'Istituto Santa Maria, che coniugano quindi i loro studi a un inizio e un cimento con i primi esempi, i primi tentativi di professione. Quindi questo è quello che interessa più a noi, che una cosa rimanga, formi, contribuisca a formare giovani professionisti, giovani nuovi professionisti che magari un giorno saranno tra i premiati, tra i registi, tra gli aiuti registi, tra gli operatori, perché no, tra gli attori. Ci auguriamo questo e il festival serve anche a questo. Bravi ragazzi, brave ragazze. Tutto questo è stato mandato in onda da Rai 3 e da varie emittenti locali con gradimento di pubblico e critica verso una scuola che sensibilizza e forma i ragazzi verso figure professionali come il canto, la recitazione, regia e montaggio. Mi chiamo Alessia Falvo, ho 17 anni, faccio parte del gruppo dell'alternanza scuola-lavoro dell'Istituto Santa Maria. Istituto Santa Maria, il piacere di essere studente. Liceo linguistico per le arti dello spettacolo dedicato ad Alberto Sordi. Abbiamo voluto dedicare il liceo ad un amatissimo attore italiano che è stato capace di rappresentare la nostra cultura nazionale in tutte le sue sfaccettature e che da sempre rappresenta un'icona del cinema. Il liceo propone, oltre al tradizionale percorso umanistico e linguistico, anche discipline specifiche per l'indirizzo arti e spettacolo, con l'obiettivo di orientare gli studenti nel variegato ed affascinante mondo dello spettacolo. Vengono infatti proposte materie complementari, quali critica cinematografica, regia e montaggio, tecniche di ripresa, sceneggiatura, dizione e recitazione. Gli insegnanti titolari di queste cattedre sono tutti affermati professionisti nel campo dello spettacolo. Nel corso degli anni di studio sono previste numerose attività pratiche e teoriche, curate da noti professionisti dello spettacolo, attori, registi, cantanti. L'Istituto Santa Maria è in grado di offrire due differenti percorsi formativi con la stessa vitale filosofia, che è quella di contribuire alla formazione della personalità dei giovani, orientandoli verso settori lavorativi avvincenti e ricchi di opportunità per il futuro. Gli alunni di regia del Liceo Linguistico Arti dello Spettacolo partecipano spesso a stage formativi, realizzando video in molti convegni nazionali della FILINS, Federazione Italiana Licei e Istituti Non Statali, con la presenza del Ministro dell'Istruzione, dei responsabili delle scuole e dei vari partiti politici, di giornalisti e media. In tutta Italia, da Taormina a Desenzano, in Sardegna e soprattutto a Roma, alla sede del Tempo e nella Sala delle Colonne in Parlamento, svolgendo già le figure professionali del loro futuro: operatori, fotografi, giornalisti, hostess, tecnici audio e registi.
Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il nostro sito web all'indirizzo www.santamaria.it o rivolgersi direttamente all'istituto in via Ticino 45, Monterotondo, Roma. Istituto Santa Maria, il piacere di essere studente.